abbiamo pilota ufficiale Praga. Andiamo avanti con la nona fila, l'italiano Ariel Levin con il Tony Vortex del Board Racing, e Leon Kohler in tedesco con il Tony Vortex numero 57. Poi ci portiamo via 12 giri, il semaforo sta per diventare rosso. Scatta benissimo Luca Colbene ancora una volta, sopravvente il pilota Sorriso, stavolta Antonio Passo, una lieve incertezza. Colbene vola subito al comando, alla Omega, Antonio Passo con il cavio alle sue spalle, ancora Sorriso in terza posizione, è il numero 34, Douglas Lindbergh, insidiato poi dal numero 2, Emil Karas, autore di un'ottima partenza, alle spalle, fila via, tutto liscio. Luigi Deus, Luca Colberi, second place, Antonio Bass, third, the finish by Sodi, Douglas Lundberg, and then Emil Skaras in fight with Fabrizio Rosati. Dalla prima del lago vediamoli ritornare, la pioggia ancora di forza in testa, ma meno rabbiosa almeno rispetto a quanto si era visto con la Bini in precedenza. Gruppo che arriva comunque sparpagliato al tornante destro, c'è un po' di bagarre, ma un bagarre incerta, qualcuno guida sulle uova, qualcuno no. Chiudiamo il primo passaggio con Corberi nettamente al comando, secondo il salito Antonio Bassa, terzo Carlo Finde, chiudiamo in questo secondo passaggio dando un'ottima classifica per vedere eventuali tutte sorprese. Pioggia senza mica, come il tocco alla grande esattamente in questo istante, è fuori, alza il braccio e si ferma il CRG numero 58 ancora una volta, quello di Marco Valenti, motorizzato CM